Ciao, sono Federico Amicucci. Oggi parleremo di come valutare le competenze digitali. Come hai potuto vedere negli altri video, le competenze digitali sono varie e si declinano in maniera differente nei diversi contesti. In base agli obiettivi di business dell'azienda, dobbiamo chiederci dove vogliamo andare, quindi quali sono le competenze digitali più utili alla mia organizzazione e quale livello mi aspetto per le diverse figure professionali. La domanda successiva sarà come fare una fotografia del livello di maturità digitale attuale e come costruire lo strumento di valutazione. O un selfie se utilizzerò strumenti di autovalutazione. Solo una volta identificato il gap tra il livello attuale e il livello che voglio raggiungere, potrò andare a scegliere e progettare i programmi più utili. Vediamo, in linea generale, quali possono essere gli step. Parti dal comprendere gli obiettivi della valutazione. Gli obiettivi sono legati alla selezione, alla consapevolezza, al supporto di decisioni importanti, per impostare i piani di sviluppo o per diffondere consapevolezza. Gli obiettivi possono essere vari. Una volta chiariti gli obiettivi, scegli il modello. Non esiste valutazione senza un modello di competenze, uno standard o un framework che ci guida nel processo. Abbiamo parlato dei differenti modelli in altri video. Dovrai scegliere o adattare o creare il tuo modello di competenze digitali, che sicuramente evolverà nel tempo. A questo punto potrai scegliere lo strumento di misura più idoneo, anche sulla base di come utilizzerai i risultati. Come in tutti i processi di misura, potrai affidarti a interviste, questionari, autovalutazione, survey, test o project work. Dalla nostra esperienza, oggi la maggior parte delle organizzazioni, con questionari e survey, stanno valutando quelle che possiamo definire le competenze digitali di base o le digital soft skills. L'obiettivo è spesso legato al comprendere il livello di maturità generale e impostare i piani di formazione. Poi, senza dimenticarsi della comunicazione e del coinvolgimento, possiamo erogare lo strumento di valutazione con la gradualità e la velocità più idonea. A valle del processo forniamo i report ai partecipanti e analizziamo i report individuali e complessivi della popolazione. I differenti cluster e i differenti livelli che emergeranno potranno guidare i passi successivi, come la creazione di piani di sviluppo e formazione per ogni singola persona. Guarda i prossimi video per sapere come sviluppare le competenze digitali. Grazie e al prossimo video!